E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, siamo tornati su Assassin's Creed. Purtroppo non vedo in mappa, io ho girato tutte le città e in mappa non ho visto l'ultima cosa che ci manca, no? Verso Venezia, e andiamo verso Venezia. Non ho visto l'ultima tomba dell'assassino, quindi purtroppo non me la dà ancora. Probabilmente dobbiamo andare avanti ancora con la storia per sbloccarcela. E niente, andiamo avanti con la storia, vediamo cosa ci dice, vediamo cosa ci dà, eccetera eccetera. Questo mi ha rotto il cazzo, adesso lo ammazzo, dai zitto. Va bene, direi di andare subito al punto esclamativo, vedere cosa... Dai, che cazzo di tuffo è, Aezio, eri distante 6 metri. Dicevo, è meglio andare al punto esclamativo e vedere subito cosa ci dà. Ci vediamo direttamente lì, signori. Ah, è qua, e vediamo cosa ci dà qua. Dov'è Emilio? Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo due passi. Non dirmi che li devo pedinare. Dai, cazzo. Dunque, come vanno le cose a Palazzo? A dire il vero è difficile. La cerchia di Mocenigo è ristretta. Ho cercato di lavorarmelo un poco, offrendo suggerimenti, ma altri che lo consigliano. Allora devi insistere, devi entrare a far parte dei suoi intimi. Sì, capisco. Ma è più dura di quanto prevedessi. E come mai, Carlo? Non lo so, è che al doge non vado a genio. Chissà perché. Non è colpa mia, lo compiaccio in ogni modo. Ascolto quello che gli piace e glielo procuro. I migliori prosciutti dalla Sardegna, le vesti più raffinate provenienti da Milano. Sì, e questo si chiama essere un sicofante. Un cosa? Come mi hai chiamato? Un lacché. Come possiamo aiutarlo? Un leccapiedi. Devo proseguire? Bastardo, non hai idea di che significhi, non comprendi la pressione a cui... Oh, io non comprendo. No, non ne hai idea. Tu sei un funzionario governativo. Io sono a due passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. Ti piacerebbe essere al mio posto? Hai finito. Niente affatto. Ora stavi a sentire. Ci sono cose. Possiamo volgere il doge alla nostra causa. Ne sono certo, solo... mi serve un po' più di tempo. Il tempo non è una risorsa che abbonda. Devono prima chiedere il permesso. Incidenti come quello di San Polo non devono più accadere. I trasgressori saranno severamente... Che bel sorone. Era grosse manone. Ah, tu hai mai visto tutte le sue... Attenzione! Annuncio di esecuzione. Il mercato deve... Continuiamo. Manca ancora molto. Non fare la piaga. Ci abbiamo fatto il giro. Buongiorno, cugino. Signor Carlo. Pensavo che Emilio fosse con te. Emilio è morto. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. È così? Silvio, non lo sapevi? Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremmo. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito. Ma Marco, solo a tanto così. Solo qualche giorno. Se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio spostarsi. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di piani? Presto potrai chiederglielo di persona.
Egli è qui, da Roma. Così ho saputo. Beh, forse prenderà una decisione. Su cosa, cugino? Su chi di noi due indosserà il corno ducale? Non pensavo che questo fosse in discussione. La scelta appare ovvia a chiunque. Oh, è vero. Potrebbe essere un bel che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Riconosco il valore dell'intelligenza tattica, buon Silvio. Ma per governare serve saggezza. Su questo dovrai convenire. Calma, calma, amici, vi prego. Non ce n'è bisogno. La decisione non spetta a nessuno di voi. Per quanto sappiamo, egli potrebbe anche non scegliere un barbarico. E perché non? Sono quello che si è dato più da fare. Basta! Aspettiamo il suo arrivo. Sei certo che verrà? Sì! Signori, dovremmo sveltire il passo. Sento che qualcuno ci osserva. Grazie, Dante. Fai strada. Noi ti seguiremo. Questa guardia sa il fatto suo, cugino. Bene. Quanto la paghi? Siamo d'accordo. Forse non quanto merita. Mi ha salvato la vita in un paio di occasioni, anche se non è un gran compensatore. Davvero? Ma come si fa? Basta con queste vuote chiacchiere. La scelta del Doge non è cosa che vi competa. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il Doge Mocenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Vi ringrazio umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi, siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. Non voglio spargimenti di sangue, intesi? Deve sembrare una dipartita naturale. Certo, maestro. Quando siete più vicino a lui? Un salasso alla settimana e la vita è più fatta. Ho libero accesso al palazzo. Forse non gli importa. Come possiamo aiutarvi? Ma mi considera uno degli uomini più fidati. Bravo. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della cantarella. Sì. E che cos'è? È una variante di rossetto, molto efficace e difficile da rintracciare. Arrivederci. D'accordo, bello mio. Bene, bene. Ragazzi, allora è deciso. Venite da noi. È stata una giornata così noiosa. Potete aggiustarmi l'abito. Che bello. Un grosso amore. Con delle grosse manovre. Io dei 10. Perdonate, maestro, ma non state forse rischiando troppo a farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani? Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. Voi Barbarigo faranno la stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci.
Senza indugio su Segugio, bella. Che idiota sono. Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato. E andiamo a trovare Antonio, sì, andiamoci. Dove sta? Boh. I singoli mercanti che volessero avventurarvisi non devono. Vedi, qui è ancora chiuso. Porca tro. Questo me lo depredo. Ok, dovrei esserci. Ah, c'è Rosa. Amore mio bellissimo. Salute, bello mio. Come ti va? Ti sono mancata, Un pochino. Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio, c'è qui Ezio. Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Io vedo 14 minuti, io provo a farmela, ma non lo so, magari questo episodio durerà tantissimo, durerà. Ma vabbè. Questa faccenda del Doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi. I ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Ah, ma devo andare. Mi ha detto accompagna, pensavo partisse lui, e invece questo sta fermo, è un coglione. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, saputello. Proveremo anche la porta frontale. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare i Doge. Ma guardala. Marcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Guarda, guarda dove cazzo sta andando, guarda. Farà male a qualcuno se va in giro così. Forse è in ritardo. La dama che lo attende sarà bellissima. L'hai visto? L'hai visto che si era buggato nel muro? Dai. Vabbè. Mi sa che chiudiamo qua perché vedo 20 minuti e questo probabilmente usciva senza tagli, quindi no. È tosta, sia caricarlo che ci mette tantissimo. Ah no, è qua. Aspetta, ci riproviamo. Sì, devi scendere con me. Che cazzo ci vuole? Guarda. È una pipa immonda questo qua. Beh, che fortuna. Pare che da quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Proviamo? Ma che ce vo, zì? Che ce vo? Guarda, magari impalcatura.
Sapete saltare come dei cazzo di gatti? Eh no, e saltate, no? Ezio, guarda. Non è lui quello. Grimaldi. Non capite cosa vi sto offrendo, signore. Datemi ascolto, di grazia. O sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi. Solo mi preme la vostra sicurezza. Ci resta poco tempo. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! State vicino. È impossibile. Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo. Va bene, ma chiudiamo qua perché non ne ho voglia di volare adesso, no? Perché sono 22 minuti e credo che questo sarà stato uno dei video più lunghi di questa serie. Quindi... Va bene, signori, va bene. Io vi do appuntamento alla prossima. Devo anche andare a ritirare i soldi nello scrigno della villa perché non si sa mai. Signori, come al solito, se il video vi è piaciuto io vi chiedo di lasciare un bel like, un bel commentino qui sotto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di condividere il video con i vostri amici, parenti, sorelle, nonne, zie, amici, eccetera, eccetera. Signori, noi ci vediamo domani con un nuovo video di Assassin's Creed. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Bella, signori!